a tutti, finalmente sono tornata con un nuovo video. In questo video vi mostrerò la preparazione dei fantastici mostaccioni napoletani, però vi avverto, questo sarà solo l'inizio di una lunga serie di video di ricette natalizie che ho deciso di pubblicare. Comunque vi lascio la ricetta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Gli ingredienti per questa ricetta sono dell'acqua fredda, della cannella, dello zucchero semolato, del cacao amaro e della farina 00. Per quanto riguarda le porzioni, metterò tutto quanto nell'info box. E adesso cominciamo la preparazione. Per prima cosa dobbiamo mettere su una spanatoia la nostra farina a fontana e creare un incavo al suo interno. Poi uniamo il nostro zucchero, uniamo il cacao, uniamo la cannella e infine impastiamo il tutto aiutandoci con l'acqua fredda, fino a quando non si sarà creato un impasto abbastanza duro. Questa è la consistenza che deve assumere il nostro impasto, ora dobbiamo lasciarlo riposare per alcune ore. Una volta che l'impasto è ben indurito, lo stendete con il mattarello, in questo modo. Dallo stesso impasto steso ricavate dei piccoli rombi. Averli posizionati su una teglia da forno, metteteli in forno per 15 minuti a 200 gradi. Mentre i mostaccioli stanno cuocendo, cominciamo a preparare la nostra glassa e adesso vi mostro gli ingredienti. Gli ingredienti per la glassa sono dello zucchero semolato, della cioccolata fondente, del cacao amaro e dell'acqua calda. Ovviamente per le porzioni metterò tutto quanto nell'info box. E adesso cominciamo la preparazione. Per prima cosa dobbiamo sciogliere lo zucchero nell'acqua bollente. Dopo che lo zucchero sarà ben sciolto nell'acqua, dobbiamo aggiungere il cacao e continuare a mescolare. Ora aggiungiamo la cioccolata fondente tagliata in piccoli pezzettini nel nostro composto di cacao, zucchero e acqua e continuiamo a mescolare. Dopo che il composto sarà ben amalgamato, dobbiamo toglierlo dal fuoco e lasciarlo intiepidire. Una volta che abbiamo sfornato i nostri mostaccioli, dobbiamo passare a mettere la glassa nella parte sovrastante. E dopo che abbiamo messo la glassa sopra, possiamo lasciarli intiepidire. Questo è il risultato finale. Spero che la ricetta vi piaccia, ma ne posterò tantissime di ricette natalizie. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti e buon Natale!